No, è la verità, non c'è la matematica, quindi non possiamo sentirci salvi. Vedendo anche un po' i calendari delle ultime giornate, dobbiamo essere pronti domani a chiudere subito questa pratica. Quindi la salvezza non è raggiunta e domani dovremmo fare la partita, quella super, per poter chiudere questo campionato. Ma è un avversario che è comunque forte, ha meritato questa posizione perché dall'inizio che bene o male ha mantenuto sempre le prime tre posizioni, quindi avranno sicuramente dei meriti in questo. Una squadra anche ben costruita, molto esperta dietro, davanti con gente comunque veloce, pronta a ribaltare l'azione in pochi secondi, quindi ha tutte le qualità per meritarsi questo momento terzo posto. Diciamo, dietro potrebbe essere probabile Masciangelo, davanti ancora ho qualche dubbio perché sono tutti bravi, tutti e quattro, tutti e cinque con Bismarck e devo scegliere un po' anche in base alle caratteristiche dell'avversario, quindi davanti non ho deciso. Sì, un po' per caratteristiche proprio tecniche della nostra squadra, diciamo ci porta a giocare in quella maniera. Personalmente nel giro di una settimana cambiare non mi piace tanto, al di là dell'Arezzo stesso, ma anche in passato non sono uno a cui piace cambiare spesso comunque il sistema di gioco. Non è facile dare un'identità in pochi giorni, quindi penso che, come ho detto prima, per caratteristiche questa squadra, almeno in questo momento, debba continuare a giocare in questa maniera, con questo modulo. Ci sono dei correttivi sulle due fasi, però diciamo, il modulo per il momento è questo. Ma io mi auguro che domani, come è successo comunque sabato scorso, dove c'erano dei nostri tifosi che comunque hanno incitato la squadra, almeno hanno incitato l'Arezzo, quindi mi aspetto domani che almeno durante la partita la gente aiuta questi ragazzi perché è un momento anche un po' particolare, hanno bisogno anche dell'incitamento della squadra. Poi, al di là del risultato, alla fine il tifoso magari può anche essere negativo, contestare, quello ci sta nel calcio. Però mi auguro che durante la partita possa dare una mano a questi ragazzi.